Siamo con il maestro Romano qui alla Marta, abbiamo un grande appuntamento con la musica fluida, abbiamo parlato di questa ricerca dei giovani, di questo riavvicinamento al museo, alla cultura, di questa offerta di cultura. Sì, Musica Fluida 2.0, la seconda edizione dopo una bellissima, grandissima edizione l'anno scorso, ricordiamo la presenza di Alfa, Clara, Angelina Mango, poi ha postato anche abbastanza fortuna a questi artisti, ma in realtà loro hanno postato fortuna anche a noi, perché ci hanno dato l'opportunità di far crescere i nostri giovani attraverso le emozioni, attraverso quei momenti magici, intimi, che sono quelli appunto che si creano con un rapporto così stretto tra 1 e 100, no? Perché massimo 100 ragazzi, 100 persone potranno entrare a questi appuntamenti, ma è proprio anche la specificità della rassegna. Francesca Michielin, Vax e Holden sono gli artisti dell'edizione 2024, con loro abbiamo voluto disegnare e tracciare un esempio straordinario di artisti completi, artisti che sono dediti non solo allo studio dei loro strumenti, ad essere scrittori, ad essere polistrumentisti, ad essere un po' one man show della loro creazione, e questa è la dimostrazione di quanto esempi importanti come Michielin, Vax e Holden siano per i nostri ragazzi. È proprio quello che vogliamo creare. E allora Musica Fluida 2.0 nelle sale del Museo Archeologico di Taranto, un ringraziamento alla sempre dinamica e veramente efficace nella sua azione direttrice Stella Falzone. Quindi un connubio che cementa il rapporto fra l'Orchestra della Magna Grecia e il Marta. Sì, un connubio che cementa il rapporto Orchestra Magna Grecia e Marta, ma soprattutto che cementa un rapporto tra istituzioni che vogliono bene al proprio territorio e che sono disposte a mettersi in gioco costantemente. Non è facile naturalmente fare tante attività, ma è molto importante, e questo lo facciamo con grande senso di responsabilità e con grande entusiasmo, perché i risultati poi arrivano. Grazie maestro, grazie e buon vento. Grazie a tutti voi, ci vediamo a Musica Fluida.